D'Alfonso continua a forzare Costituzione, leggi e regolamenti, pur di rimanere su due poltrone con l'intento di decidere da solo su tutto e tutti. A dirlo sono i consiglieri regionali Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri, che nel corso di una conferenza stampa hanno voluto evidenziare le difficoltà della Regione Abruzzo nella gestione dei fondi comunitari, in particolare per quanto riguarda il programma di sviluppo rurale. Dovremo restituire alla Comunità Europea oltre 25 milioni di euro, credo che sia veramente un danno enorme per la nostra economia, per il mondo rurale, ma in generale per tutto l'Abruzzo, soprattutto perché è l'unico settore che stava dando segni importanti di ripresa e segni di sviluppo, e il sistema rurale che veramente viene messo in ginocchio. Ma la cosa grave, gravissima, è che a fronte di questo dato fortemente negativo si risponde con un aumento dei canoni idrici fatto dal consorzio di bonifica centro del 40%, dopo che ci sia stato già nel consorzio di bonifica sud un aumento del 57% e dove il commissario si è aumentato lo stipendio del 43%, passando da 2.100 euro mensili a 3.000 euro mensili e triplicando le spese di rappresentanza. Ma i dati non sono negativi solo nel sistema rurale, i dati sono negativi anche per quanto riguarda le altre PMI, industriali, commerciali, artigianali, di servizi, dove i fondi, l'FSI e il FERS, sono spesi a livelli di decimali, e questo dato così negativo, questo dato così preoccupante non viene certificato dagli uffici regionali, che si rifiutano di dare la documentazione, ma viene certificato da un giornale, da un quotidiano specializzato, sopra delle parti, che è il Sole 24 Ore. Questo avviene peraltro, e ci dispiace, perché all'interno dell'amministrazione ci sono dirigenti, direttori che si rifiutano di darci la documentazione. Chiaramente abbiamo atteso i tempi prescritti per avere la documentazione, adesso passeremo alle vie legali.